Bella ragazzi, bentornati in questo nuovissimo episodio di Roller Coaster Tycoon 3. Siamo qui nel quinto scenario, notte da incubo. Infatti qua sta già piovendo, tuonando, non si sta capendo più nulla. Allora, abbiamo messo già giù le prime giostrine e ho fatto già un attimino di pulizia per già accumulare qualche soldino in più. E al momento le uniche giostre sono queste due. Poi vabbè, giunto alcuni cosi, chioschi, quella cosina qua, ma non abbiamo ancora nulla qua. Cioè, allora, nessun oggetto soddisfa i criteri del filtro attuale. Allora, a parte che i filtri sono tutti attivi, questi sono tutti i filtri, tutti attivi, e perché vuol dire che non c'è neanche una giostra per bambini, nonostante qua c'è, ok? Attenzione per bambini, priorità massima. Potrei metterla a 200, ok, il budget, però non siamo... Aspetta, okay, però qua insomma, non è che abbiamo un grandissimo guadagno, quindi già che diamo per la ricerca, che possono anche più, 165, guarda, 171, 171 lo scorso mese, quindi assolutamente non è che... È poco. Però abbiamo tante attrazioni tranquille e le attrazioni tranquille. Ruota spettrale, aspetta, la ruota spettrale. Sì, un pochettino sollevata, anche se vabbè, fa un po' schifino così, ma sti cacchi. Così. Ecco qua e ci mettiamo. No, qua no, la mettiamo qua. Porca la miseria, e poi come... E niente, faremo un giro un po' così. Allora aspetta, perché qua adesso bisogna studiare un piano. Tanto questa musica di sottofondo. Perfetto. Insomma, è una ruota panoramica, non dovrebbero esserci troppe persone, dai, perché altrimenti... Ecco, penso così sia tipo il massimo. Cioè, guarda che inclinazione, guarda che inclinazione, va. Inclinato proprio proprio va. Allora, sì, c'è un ragno sopra, guarda. E anche dall'altra parte no, solo da questo lato sì, perché dovrebbe essere tutta una sorta di ragnatela. Vabbè, metti questa. Vabbè. Una pubblicitina, possiamo farla? Sì, abbiamo un pochino di soldi. Vai, 3 settimane. Come mai tutti questi soldi abbiamo? Ah, per via dell'ambiente, sì, anche questo. E ne abbiamo spesi 1050 per il marketing. Ecco qua, adesso la gente arriva, ecco, vedi. Oh, guarda qua che bene. Però la nota positiva è che piove. Ah, e queste cose che piovono rompono abbastanza. Ma perché questi non c'hanno? Allora, aspetta, ne mettiamo un'altra qua di questi cosi, però... Ritogliamo la mappa, quindi la mappa la togliamo e lasciamo solo l'ombrello, anzi... Ombrello 1, 2 e 2, vai, visto che qua piove relativamente. Allora, informazioni ombrelli, ok.
vai. Ecco qua, adesso tutti a comprare gli ombrelli, va. Buon prezzo, ne ho già uno. Vabbè, per chi ha già comprato l'ombrello, sì, mi sembra ovvio. Allora, vabbè. Però qua la gente che va quando c'è la pioggia. Insomma. Ok, campagna conclusa. Ecco, qua c'è il temporale, pioggia fitta. No, in realtà no, non è che c'è il temporale, però piove molto. Guarda, tutti con gli ombrelli, va. Guarda che roba. Senti, fai una casa di fantasmi, perché qua altri... Cioè, io non so più cosa mettere. Ok. Vabbè, l'uscita per di qua. Aspetta. Ecco. Anche se, vabbè, non è... Non sarà lunghissima, quindi si riempirà... In 448 più o meno. Musichina. Ecco. Metti questa, che questa mette un pochino ansia. Vai. Adesso qua non ci saremo fatti soldoni, perché con 2000 passa non fai nulla. Comunque vi ricordo che dobbiamo creare 2 ottovolanti. Uno ce lo abbiamo già, ne dobbiamo crearne un altro. Solo che, insomma, non costa relativamente poco un ottovolante. Ok. Ah, accelera il tempo. Oh. Ecco qua. Ci andiamo a mettere un altro hot dog. Tutti hot dog andiamo a mettere, è certo. Visto che la gente ha fame. Perfetto. Vai. Come la gente cosa dice? Troppo affollato. Buon prezzo. Ecco, visto. La gente ha fame. Dannate mosche, moscerini voi. Vi ricordo sempre il trucchettino, ovvero questo di tutti i venditori, di abbassare il loro stipendio di 1 euro. E qua ne abbiamo non proprio pochini, quindi così dovremo... Ecco, c'è qua il temporale, anzi no, la tempesta addirittura. Ok, e adesso qua, per quanto riguarda le paghe personali, perché anche i venditori vengono pagati, come avete potuto vedere, che vanno sempre nelle paghe personali, dovremmo un attimino diminuire, perché prima qua siamo sempre andati in perdita, ma adesso stiamo un pochettino migliorando. Però non dobbiamo fare nulla, cioè non dobbiamo spendere troppo. Ma qua la gente li utilizza. Ma cos'è, rotto? No, non è rotto, meno male che... No, per un momento mi sembrava che si fosse rotto, perché non ci andava nessuno. Anche questo è aperto, perfetto. Oh, e qua la gente. Ma perché dovete andare qua che c'è in fondo? Cioè, andate qua che è libero, tipo. Ok, io veniamo MS4 così per sicurezza. Vabbè, non sono proprio attaccati questi bagni, quindi tra poco la gente ci va e come. Tra poco la gente ci dovrebbe andare, infatti, guarda. Ok? Perché la gente sale? Che...
Oh, la zona è chiusa qui. Questa è solo una roba per scendere. Ma questi. Allora, dov'è questo qua messo in gabbia? Ci dovrebbe essere, aspetta, eh. Eccolo. Uno che guarda una fa... aspetta. Uno. E due. Ecco. Con gli scheletri così chiusi in gabbia proprio. Uno in un lato e un altro nell'altro, così. Bellissimo, bellissimo. Sì, possiamo anche aggiungere queste cose che danno più ambiente, ma non altro, capito? Un'apertura bara animata, ecco. Ecco, ne mettiamo due. Olè. Ecco che dovrebbe un attimino. Ma fammi vedere un attimo di ottovolanti, intanto mi organizzo un attimino. Cavaliere del cielo, fiume gigante, ottovolante con 1000 mil, ottovolante disteso, ottovolante invertito a impulsi, ottovolante oscillante sospeso, ottovolante topo scatenato e topo scatenato invertito. Trama salita libera. Ma qualcosa non credo, trama salita libera è questo che sarebbe il cosolo, il treno. Questo è il tram, un vero tram. E poi c'è l'ascensore, se vogliamo fare un parco a più piani, che è fattibile. Infatti con l'ascensore, invece di fare tutte le scale, no, le scale a chiocciola, tipo fare un casino con le scale, fate solamente i piani e poi ci aggiungete i vari ascensori, uno che va a salire e un altro che va a scendere, oppure potete utilizzare uno unico che va sia sopra che sotto. Però per la mia esperienza vi consiglio di mettere due ascensori, uno che va a salire e l'altro che va a scendere. Poi fate un po' voi, io vi dico, porca la miseria quanta gente che c'è qua. Ma neanche il giovedì che c'è mercato è così. Ah, what? Porca la miseria. Io qua volevo mettere un'altra giostra, ma non abbiamo niente. Cioè, questa qui, vabbè, però 712 non è grandissimo. Giro della morte. Ma sì, dai. Sì, ma vacca la miseria, no, ma... cioè, ma stiamo scherzando. Guarda quanto è grosso. Allora, lo metteremo qua dietro, tanto questo spazio più di tanto. Allora, ah, senti come piove. Ecco. Anzi, te ne metto un altro qua, ti è. Allora, qui. Ti è. Mi sono dimenticato il costo. 3,50 euro, dai. Via. Oh, guarda qua che roba. Ecco già qua la gente che viene.
Allora, aspetta che coloriamo un po'. Ok. Se sono soltanto tre a volta. Aspetta, ma sono a due posti? Sì, due posti, 2, 4, 6 allora. Quindi sono 6 posti per giro. Guarda qua che roba. Eh sì. Qua la coda si sta iniziando a formare, guarda lì, è proprio il giro della morte, questo qui. Allora, se tu zoomi così non vedi nulla, cioè non vedi nulla perché è tutto nero, cioè tutto nero. Poi vabbè, a parte la più leggerella che qua, cioè non vedi nulla, tutto buio, cioè capisci, tutto buio. Il problema è che io qua volevo un pochino spezzettare, mentre visto che non sono tantissime le giostre per i bambini, almeno. Oh, giostre di dinosauri, ma l'abbiamo appena fatta. Ah no, l'acquario 1000, porca la miseria. No, però visto che abbiamo già una cosa per i bambini qua, anche se non c'entra molto, però ti dico anche sti cacchi. Qui allunghiamo leggermente. Allora, la facciamo proprio qua, guarda. Prima di concludere l'episodio. Allora, ok. Tac. Tac. E tac qua. Ma che roba, che pugno. Che pugno negli occhi, cioè che c'è questa onda, ma che roba, cioè è un'onda, ecco. Allora, no, però vorrei, no, facciamo dall'altra parte, guarda, guarda cosa ti faccio. Aspetta che ho, ecco che c'era. No, però vabbè, non più di tanto, perché questa comunque è una giostra per bambini ed è fino a relativamente. Ok, vai così. Due girettini. E qua ovviamente dobbiamo mettere una musica un pochino più tranquilla, tipo questa. Pam pam pam. Pam 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 pam. Io le musiche di questo gioco le so tutte a memoria, ragazzi, tutte a memoria, giuro. Qua la gente si diverte, forza. Però molti non vengono perché piove e c'hanno paura entrare nelle giostre con la pioggia. Però qui la coda è stata molto diminuita. Vi ricordate quando abbiamo appena costruito questa giostra che c'era una coda immensa che arrivava fino a qua più o meno? Ecco, adesso la coda è un pochino più sparsa tra qua, tra questo. E molti vanno qua, non ci va tantissima gente, però almeno un pochino. Perché qua è privo di qualsiasi cosa qui. Fermi tutti. Ecco perché. Vai a pulire. Oh, qua che schifo. E per forza non ho mai messo una. Uno che va a pulire per forza. Oh, adesso lui resterà in questa zona. Così la gente che vomita, lui va a pulire subito. Oh. Ah, che meraviglia, guarda che meraviglia. Aspettate, i lampioni gotici. Ok, e ci andiamo a mettere anche questo.
anzi qua l'abbiamo appena messo, quindi uno qua. Perfetto, 9 euro, cioè no, vabbè, 10. 10 euro di guadagno qua. 10 euro di guadagno, porca, porca. Insomma, qua è molto più difficile e si sente, ma ci riusciremo ugualmente, ragazzi. Prima o poi ci riusciremo, altrimenti, vabbè, sti cacchi, ci mettiamo la piscina, allora lì ciao ciao, è fatta. Però ci vogliono anche i soldi per costruirla. Ne servono tanti anche per costruirla, non solo per poi farci guadagnare. Serve i soldi per costruirla poi. Ma questo ci penseremo in un altro momento. Intanto, sotto a questo mega temporale che non finisce più, che per questo episodio può essere tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete venire aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco. Altri giochi, mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto l'episodio, mi raccomando, dire anche la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo a un prossimo video. Bella!